ragazzi, il Concorde diciamo che è la marca più da ricchi. Infatti sono enormi. Guardate che misure, è un pullman. Ovviamente per entrare bisogna prendere appuntamento. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi ho portato la fiera del camper a Parma, la seconda più grande in Europa. Adesso ve la faccio vedere, andiamo. Siamo alla Purslane, una casa famosissima di allestimento camper. Come potete vedere qua ci sono i mezzi che ad oggi vanno di più, perché sono piccoli e hanno comunque tutto il loro interno. Andiamoli a vedere. Potete vedere sopra c'è il tetto soffietto, che non è altro il posto letto, più o meno due posti. Dovete sapere che sono mezzi che stanno dentro i 5 metri, per cui si può usare tranquillamente come una macchina normale. Questo è uno dei mezzi più completi, sempre non più dei 5 metri. Per esempio qui abbiamo un cucinotto con il lavandino. Questo qua è il lavandino ed è estraibile dal mezzo, come potete vedere. Dentro abbiamo dei mobiletti, frigorifero a pozzetto, e anche qui un tetto soffietto. Certo, ad oggi questi mezzi costano qualcosina, dai 58.000 euro in su. Comunque dovete pensare che sostituisce pienamente un'auto. Ora andiamo a vederne altri. Ora vi faccio vedere invece dei camper pool, sempre con misure comunque abbastanza contenute. Questo sta dentro 6 metri, è un 5,95, con soluzioni innovative e diverse dal solito, come per esempio la dinette in coppa. La peculiarità di questo mezzo è monoscocca in vetro resina e quindi le infiltrazioni sono quasi azzerate. Ovviamente sul monoscocca i prezzi lievitano a dismisura. 130.000. Appena entriamo abbiamo subito un bel bagno, che direi anche abbastanza spazioso, con una doccia molto spaziosa, divisa dal water. Qui c'è la dinette in coda, come vi avevo detto, con cucinotto e frigo, con diversi pensili. Vengono bloccati perché sennò in viaggio si aprono. Qui c'è la dinette, molto bella. A me piacciono di più questi modelli a differenza di quelli che hanno la dinette davanti, che poi vi farò vedere perché è una dinette molto piccola. Andiamo, che ce ne sono tantissimi da vedere. Questi sono i cosiddetti van, praticamente furgoni allestiti a camper, dove hai tutto in un piccolo spazio e comunque rimane gestibile su vari terreni. Andiamo a vederlo. Come vi dicevo prima riguardo delle dinette, vedete che questa è molto più piccola. Abbiamo un tavolino molto rastremato. Questo è un van su base Ford, che ha comunque un prezzo di 62.000 euro. Negli ultimi anni sono anche aumentati del 10-15% purtroppo. Vi faccio vedere com'è disposta la cucina, il bagno e il letto. E bene o male tutti i van sono disposti in questo modo. Per questo ho speso una parola in più per la dinette face to face e quella posteriore. Cucinotto con lavandino. Abbiamo diversi pensili sopra, tutti luci LED. Non vi ho fatto vedere il frigo. Non ci sta tantissimo, però per fare qualche giorno in autonomia ci sta. Qui abbiamo il bagno.
Vi può sembrare piccolo, ma facendo questo piccolo movimento ci tiene un bello spazio per la doccia. E qui il letto per due persone. Con un oblò? Dunque sì, diciamo che in due ci si vive bene. E ricordiamo che il camper vuol dire libertà e con il van sicuramente questa cosa si ottiene. Qui siamo alla Challenger che propone sempre soluzioni particolari. Andiamo a vedere cosa c'è. X150, come avete potuto leggere, è una combinazione ideale tra camper e van. Praticamente ha le misure esterne di un van, per cui si può usare quasi come una macchina. E questo mezzo ha delle soluzioni particolari all'interno, cioè dinette face to face all'anteriore, bagno sul posteriore e letto basculante automatico elettrico. Come vi dicevo, le misure esterne sono da van, la lunghezza rimane dentro un 5,99 m. Qui su abbiamo il letto basculante a due posti e altre due si possono creare abbassando il tavolino nella dinette qui. Cucinotto con il solito lavandino un po' piccolino, fuochi, due fuochi, e qualche pensile. Qui abbiamo anche un armadietto che si può usufruire da fuori. Qui abbiamo un frigo che è 190 litri, quasi come quelli da casa. Ora andiamo nel reparto bagno. Qui, come potete vedere, si può creare uno spazio diviso dalla dinette. Qui abbiamo il bagno. Qui, come potete vedere, ci possiamo chiudere dentro alla doccia per evitare di bagnare per terra. Qui abbiamo il doccino, molto spazioso. E qui abbiamo il water. Qui alle mie spalle ci sono due van, che come vi dicevo i van sono molto comodi per le misure esterne, che si può andare bene o male in tutti i posti, anche quasi in città. Come avete visto l'interno non è strettissimo, ma bisogna adattarsi. Infatti negli ultimi anni si è iniziato a usare i letti a soffitto, come potete vedere questi qua. Guardate, vi ripeto ancora che la dinette è sempre piccola e sono tutte uguali. Cucinotto sempre al solito posto. Bagnetto. Sul posteriore abbiamo due posti letto. Però, come vi dicevo, si può togliere questo letto, cioè alzarli, e utilizzare per la notte appunto il letto soffitto, che adesso vi faccio vedere. Questo qui. Questo è sempre un altro due posti. Questo è un 5,99 m. Esistono anche 6,36 m, di modo che si riesce ad avere un lavone un po' più grosso in caso si debba caricare delle biciclette elettriche o attrezzi sportivi. Ora vi faccio vedere un'altra tipologia che è alle mie spalle, e di regola questa tipologia la compra chi vuole spazio e con tutte le comodità, e questa tipologia è il Motorola. Andiamo a vedere. Come potete vedere, i prezzi di questi mezzi sono molto elevati. Per esempio questo che andiamo a vedere costa 112 mila. Però guardiamo già la foto, sembra un salotto di casa. Beh, già notiamo che le finiture sono di classe. Come potete vedere, anche lo spazio di guida diventa proprio un vero salotto. E sopra qui abbiamo un letto basculante, quindi ci fa risparmiare spazio su tutto il resto del campo. Andiamo a vederlo. Già la cucina diventerà un po' più spaziosa, infatti qui abbiamo anche il tagliere, diversi pensili. Andiamo a vedere il reparto bagno.
come potete vedere si suddivide. Possiamo avere il reparto notte col bagno, dividendo la dinette, e qua mentre dormi puoi stare tranquillo senza sentire rumore, puoi fare la doccia, ti puoi cambiare, puoi andare in bagno, puoi fare quello che vuoi. Due letti separati, spaziosissimi, con tanti pensili anche qua. Per cui sì, costa 110.000 euro, però vai dove vuoi, quando vuoi, però è una casa praticamente viaggiante. Comunque non vi ho detto che esternamente ha delle misure importanti. Beh, questo succede se si vuole avere molto spazio e le misure esterne aumentano. Questo motorhome, come potete vedere, ci può stare anche uno scooter. Ha un gavone riscaldato. Come vi dicevo prima, le lunghezze sono importanti e la lunghezza è 7,50 m.